Prova. Prova. Amici, amici cari, amici. Bene, via. Sono Paul Harris e oggi è il 6 ottobre 1946. Questo nastro dovrà essere ascoltato solo nell'eventualità in cui io non potrò più essere presente. Vorrei prendermi del tempo per raccontare tutte le cose che ho fatto e perché le ho fatte. Lo sento come un dovere, non tanto per me, quanto per tutte quelle persone senza le quali oggi non avrei proprio niente da raccontare. C'è chi mi ha definito un attivista, un idealista. Ho sempre creduto che il desiderio di uno è lo stesso di tutti. Non so se questa sia una forma di idealismo, ma sicuramente è ciò per cui tantissima gente ha visto in me qualcosa di possibile, qualcosa che a Chicago in quegli anni ha inaspettatamente rotto degli argini, delle barriere. Ci tengo a dire che il luogo da cui parlo è il luogo dove sono nato. Mi piacerebbe riuscire a raccontare questa terra, questa gente, a raccontarle bene, perché a loro devo molto. Sono nel Vermont, a casa mia. Dopo aver tanto viaggiato, alla fine sono tornato qui. Dalla finestra vedo ancora gli stessi alberi, le montagne. Non immaginatevi l'America caotica, quella che piace tanto all'Europa. Qui è un'altra cosa. C'è un piccolo paese, poche case. Tutti si conoscono, tutti si salutano. Buongiorno Paul, ovunque vada. Il sindaco, il droghiere, il vicino, si salutano tutti. Questa è un'altra caratteristica. Per un motivo o per un altro c'è sempre una campana che suona. Se fra un po' passa un treno, ne sentirete un'altra. La mattina poi, tra la campana della scuola che apre e i mandriani che passano, potete immaginare. Insomma, posso dire tranquillamente di essere cresciuto a suon di campane. Già. Forse è per questo che quando ho cominciato la mia attività, la prima cosa a cui ho pensato per annunciarne l'inizio è stato proprio un tocco di campana. Era il 23 febbraio del 1905. Ero arrivato a Chicago da poco, avevo 37 anni. Quel giorno ho ufficialmente dichiarato davanti al mio pubblico la nascita del Rotary Club. Eravamo in quattro. Sylvester Schiele, un mio caro amico, commerciante di carbone. Poi c'era Gustav Loher, una bella testa, era un ingegnere minerario. Poi c'era quel bravissimo sarto di Hiram Shorey. Ed io, naturalmente, un ambizioso avvocato. C'eravamo dati appuntamento nell'ufficio di Loher, nella famosa stanza 711 dello United Building di Chicago. 23 febbraio 1905. Una vita fa. Tanti mi chiedono come mi sia venuto in mente di fondare un club così. Perché? Beh, sembrerà una banalità, ma in fondo ero solo stufo. Quando ho lasciato il Vermont ho girato anni prima di fermarmi a Chicago. Ho incontrato un sacco di gente, ho fatto il cronista, l'attore, persino il cowboy. Erano anni di grandi opportunità, stava nascendo la nuova America. Ho abitato in tanti di quei posti. Ma alla fine mi sono sempre e solo sentito come parte di un flusso, di una folla solitaria, ecco. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Ciò che qui è normale, incontrarsi, salutarsi, solo dopo ho scoperto non essere poi così normale.
anche quando sono arrivato a Chicago. Una città grandiosa per l'epoca, veloce, viva, una vera city. Anche lì le domeniche al parco lungo il lago. La sensazione era sempre la stessa. Io. Sempre solo io. Ero stufo della prima persona singolare. Vorrei sottolineare che i nostri incontri per me erano più che semplici incontri. Erano un'oasi. Ci vedevamo una volta alla settimana, a volte in un ristorante o nella hall di qualche hotel. Nello studio di uno o dell'altro giravamo sempre. Ogni volta cambiavamo posto. Pensando a che nome darci, mi è venuto quasi spontaneo. Rotary. Funzionava. Era un nome perfetto per un club come il nostro, sempre in movimento. Rotary. Eravamo tutti d'accordo. I primi soci che aderirono erano uomini d'affari. Arrivavano tutti da fuori, come me. Quello che si faceva all'inizio non sembrava molto. Ci si incontrava, ci si conosceva, si creavano relazioni, era un modo per aiutarci a vicenda, soprattutto lavorativamente. Avevamo tutti bisogno di inserirci in qualche modo. In realtà quello che stava accadendo era qualcosa di più che semplici chiacchiere. Era qualcosa di nuovo che andava controcorrente, ci stavamo fermando. Stavamo facendo nascere una folla nuova, diversa. Eravamo tutti professionisti, banchiere, idraulico, commerciante, avvocato. Ognuno aveva una professione diversa, qualsiasi religione, nazionalità, la porta era aperta. In poco tempo eravamo più di 100 soci. L'idea funzionava. La gente aderiva, ne aveva bisogno. Tutti ne avevamo bisogno. Integrazione. Non finirò mai di dire questa parola. In un mondo dove tutto si disintegra, bisogna fermarsi per incontrarsi. Per forza. Anche solo un giorno alla settimana. Fu più o meno allora che ricominciai a sentire il piacere di qualcuno che mi salutava. Buongiorno Paul, buongiorno Paul, San Francisco, Seattle, buongiorno Paul, Los Angeles, New York, Boston, buongiorno Paul, e poi Londra, l'Europa. Nascevano più club che store dei fratelli McDonald. Alcuni stati però arrivarono dopo. La prima guerra aveva segnato parecchio. L'Italia, per esempio, fondò il suo primo club a Milano 18 anni dopo, mentre nel mondo eravamo già 11.000. Più che mai sentivo che in quel momento dovevo essere presente, aperto al dialogo, servire gli altri al di sopra del proprio interesse personale. La gente aveva capito che per agire occorreva esserci tutti. Fu in quell'anno che parlai in radio per la prima volta. Paul, mi dissero, Paul, se vuoi che il tuo messaggio arrivi a tutti, stavolta devi fare il discorso via radio. Friends of the air, it is a real privilege to address you. We are gathered together in Boston from almost every civilized country of the world. We come from the British Isles, China, Japan, European and South American countries, Australia, New Zealand and many others. È stato in occasione della 24esima convention del Rotary internazionale. Era il 1933. Lì mi resi veramente conto di ciò che eravamo diventati, della portata del nostro movimento. Eravamo diventati a tutti gli effetti un'organizzazione internazionale. Una rete del genere aveva bisogno di un riferimento fisso. Dovevo mettere su un ufficio. Nessun dipendente, tutti collaboratori, amici. Ogni anno un presidente nuovo, sempre a rotazione, con progetti nuovi da portare a termine entro la carica. E così fu, in tutti i club di tutti gli stati. Avevamo così tante cose da fare. Il mondo cambiava e noi dovevamo cambiare con lui.
se ripenso alla nostra prima attività a Chicago. A dirlo oggi sembra ridicolo. Avevamo fatto costruire un servizio igienico pubblico sulla piazza del municipio. Una toilette. Come prima attività potevamo scegliere qualcosa di un po' più edificante, ma per come sono andate le cose, fu un vero boom. L'associazione dei produttori di birra per poco non ci fece causa. Dicevano che nei loro 6.000 saloon c'erano già le toilette. Poi si unì l'associazione dei commercianti di State Street, tutti a difendere i loro servizi igienici privati. Insomma, se non fosse stato per il sindaco che era dalla nostra parte, Chicago non avrebbe mai avuto la sua prima toilette pubblica. È gratis. Quanto ho viaggiato. Asia, Australia, Sudafrica. Le cose andavano sempre meglio. Ed io sentivo che dovevo essere presente, ora più che mai, ovunque. Fu allora che pensai ad una rivista, un giornale. Lo chiamai Il Rotarian. In quelle pagine avremmo annunciato la nascita dei nuovi club, rinnovato le linee guida dell'organizzazione, che poi erano quelle scritte nello statuto, ovvero sviluppo di rapporti interpersonali accomunati dall'ideale del servire, elevati principi morali e opportunità di servire la società. Insomma, le nostre fondamenta. Avremmo pubblicato il nome di tutti i nuovi iscritti, i nostri fondi, le donazioni. Fu un successo. Le migliori penne del giornalismo ci seguirono. Fotografi, inserzionisti pubblicitari. In pochi anni la rivista arrivò in 130 paesi e fu tradotta in 20 lingue. La ruota del Rotary ormai girava da sola, su una stessa strada e con lo stesso motto: servire al di sopra di ogni interesse personale. Tutti iniziarono ad unire le loro risorse, le loro competenze, a promuovere iniziative mirate. Finché non arrivò la guerra, la seconda. Molti club dovettero sciogliersi. Ovviamente ci furono molti problemi organizzativi, gli animi erano cambiati. Non riuscivamo più ad incontrarci tutte le settimane. Ma nonostante ciò, anche quella volta la spinta dei più, degli io, più io, più io, più io, ci fece reagire più uniti che mai. Fu allora che nacque il Fondo Rotariano di Soccorso per aiutare le vittime di guerra. Furono gli anni più difficili, sicuramente. Ma anche quelli che più di tutti ci fecero sentire la potenza dell'integrazione, la grande forza della cooperazione fra popoli. Quello che la gente vuole è solo qualcuno che le dica che è possibile. La gente ha bisogno di sapere che le cose sono possibili, non impossibili. Anche se effettivamente, se qualcuno mi avesse detto che un giorno 49 di noi si sarebbero seduti al tavolo delle agenzie delle Nazioni Unite e avrebbero contribuito a scrivere la carta costitutiva dell'ONU, beh, forse persino io in quell'occasione avrei detto è impossibile. E invece, nel 1945, alla conferenza di San Francisco, Rotary e ONU si sedettero uno di fronte all'altro. Per la prima volta nella vita del movimento, le grandi potenze della Terra erano interessate a promuovere la comprensione internazionale. Uscendo dalla guerra, avevano deciso di non puntare il dito l'uno contro l'altro, di non gettare disprezzo su disprezzo. Quel giorno, a quel tavolo, la tolleranza e l'integrazione avevano vinto la guerra. Ora io chiedo questo, che quando io non potrò più essere presente, che voi siate 10, 50, 1.000 o 1.000.000, io vi chiedo che continuiate ad unirvi, e non per una questione di potere, ma perché insieme si possono fare grandi cose. E se vi dicono che è impossibile, fate come ho fatto io. Alzatevi in piedi e suonate una campana. Con me ha funzionato.
stop. Prova. Prova. Amici. Amici cari. Amici. Bene. Via. Sono Paul Harris. E oggi è il 6 ottobre 1946. Questo nastro dovrà essere ascoltato solo nell'eventualità in cui io non potrò più essere presente. Vorrei prendermi del tempo per raccontare tutte le cose che ho fatto e perché le ho fatte. Lo sento come un dovere, non tanto per me, quanto per tutte quelle persone senza le quali oggi non avrei proprio niente da raccontare. C'è chi mi ha definito un attivista, un idealista. Ho sempre creduto che il desiderio di uno è lo stesso di tutti. Non so se questa sia una forma di idealismo, ma sicuramente è ciò per cui tantissima gente ha visto in me qualcosa di possibile. Qualcosa che a Chicago in quegli anni ha inaspettatamente rotto degli argini, delle barriere. Ci tengo a dire che il luogo da cui parlo è il luogo dove sono nato. Mi piacerebbe riuscire a raccontare questa terra, questa gente, a raccontarle bene, perché a loro devo molto. Sono nel Vermont, a casa mia. Dopo aver tanto viaggiato, alla fine sono tornato qui. Dalla finestra vedo ancora gli stessi alberi, le montagne. Non immaginatevi l'America caotica, quella che piace tanto all'Europa. Qui è un'altra cosa. C'è un piccolo paese, poche case. Tutti si conoscono, tutti si salutano. Buongiorno Paul, ovunque vada. Il sindaco, il droghiere, il vicino, si salutano tutti. Questa è un'altra caratteristica. Per un motivo o per un altro c'è sempre una campana che suona. Se fra un po' passa un treno, ne sentirete un'altra. La mattina poi, tra la campana della scuola che apre e i mandriani che passano, potete immaginare. Insomma, posso dire tranquillamente di essere cresciuto a suon di campane. Già. Forse è per questo che quando ho cominciato la mia attività, la prima cosa a cui ho pensato per annunciarne l'inizio è stato proprio un tocco di campana.
Era il 23 febbraio del 1905. Ero arrivato a Chicago da poco. Avevo 37 anni. Quel giorno ho ufficialmente dichiarato davanti al mio pubblico la nascita del Rotary Club. Eravamo in quattro. Sylvester Schiele, un mio caro amico, commerciante di carbone. Poi c'era Gustav Loher. Una bella testa. Era un ingegnere minerario. Poi c'era quel bravissimo sarto di Hiram Shorey. Ed io, naturalmente, un ambizioso avvocato. Ci eravamo dati appuntamento nell'ufficio di Loher, nella famosa stanza 711 dello United Building di Chicago. 23 febbraio 1905. Una vita fa. Tanti mi chiedono come mi sia venuto in mente di fondare un club così. Perché? Beh, sembrerà una banalità, ma in fondo ero solo stufo. Quando ho lasciato il Vermont ho girato anni prima di fermarmi a Chicago. Ho incontrato un sacco di gente, ho fatto il cronista, l'attore, persino il cowboy. Erano anni di grandi opportunità, stava nascendo la nuova America. Ho abitato in tanti di quei posti. Ma alla fine mi sono sempre e solo sentito come parte di un flusso, di una folla. Di una folla solitaria, ecco. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Ciò che qui è normale, incontrarsi, salutarsi, solo dopo ho scoperto non essere poi così normale. E anche quando sono arrivato a Chicago, una città grandiosa per l'epoca, veloce, viva, una vera city, anche lì le domeniche al parco lungo il lago, la sensazione era sempre la stessa. Io. Sempre solo io. Ero stufo della prima persona singolare. Vorrei sottolineare che i nostri incontri per me erano più che semplici incontri. Erano un'oasi. Ci vedevamo una volta alla settimana, a volte in un ristorante o nella hall di qualche hotel. Nello studio di uno o dell'altro, giravamo sempre. Ogni volta cambiavamo posto. Pensando a che nome darci, mi è venuto quasi spontaneo. Rotary. Funzionava. Era un nome perfetto per un club come il nostro, sempre in movimento. Rotary. Eravamo tutti d'accordo. I primi soci che aderirono erano uomini d'affari. Arrivavano tutti da fuori, come me. Quello che si faceva all'inizio non sembrava molto. Ci si incontrava, ci si conosceva, si creavano relazioni, era un modo per aiutarci a vicenda, soprattutto lavorativamente. Avevamo tutti bisogno di inserirci in qualche modo. In realtà quello che stava accadendo era qualcosa di più che semplici chiacchiere. Era qualcosa di nuovo che andava controcorrente, ci stavamo fermando. Stavamo facendo nascere una folla nuova, diversa. Eravamo tutti professionisti, banchiere, idraulico, commerciante, avvocato. Ognuno aveva una professione diversa, qualsiasi religione, nazionalità, la porta era aperta. In poco tempo eravamo più di 100 soci. L'idea funzionava. La gente aderiva, ne aveva bisogno. Tutti ne avevamo bisogno. Integrazione. Non finirò mai di dire questa parola. In un mondo dove tutto si disintegra, bisogna fermarsi per incontrarsi. Per forza. Anche solo un giorno alla settimana. Fu più o meno allora che ricominciai a sentire il piacere di qualcuno che mi salutava. Buongiorno Paul! Buongiorno Paul! San Francisco, Seattle. Buongiorno Paul! Los Angeles, New York, Boston. Buongiorno Paul! E poi Londra, l'Europa. Nascevano più club che store dei fratelli McDonald. Alcuni stati però arrivarono dopo. La prima guerra aveva segnato parecchio. L'Italia, per esempio, fondò il suo primo club a Milano 18 anni dopo, mentre nel mondo eravamo già 11.000. Più che mai sentivo che in quel momento dovevo essere presente, aperto al dialogo.
Servire gli altri al di sopra del proprio interesse personale. La gente aveva capito che per agire occorreva esserci tutti. Fu in quell'anno che parlai in radio per la prima volta. Paul, mi dissero, Paul, se vuoi che il tuo messaggio arrivi a tutti, stavolta devi fare il discorso via radio. Friends of the air, it is a real privilege to address you. We are gathered together in Boston from almost every civilized country of the world. We come from the British Isles, China, Japan, European and South American countries, Australia, New Zealand and many others. È stato in occasione della 24esima convention del Rotary internazionale. Era il 1933. Lì mi resi veramente conto di ciò che eravamo diventati, della portata del nostro movimento. Eravamo diventati a tutti gli effetti un'organizzazione internazionale. Una rete del genere aveva bisogno di un riferimento fisso. Dovevo mettere su un ufficio. Nessun dipendente, tutti collaboratori, amici. Ogni anno un presidente nuovo, sempre a rotazione, con progetti nuovi da portare a termine entro la carica. E così fu, in tutti i club di tutti gli stati. Avevamo così tante cose da fare. Il mondo cambiava e noi dovevamo cambiare con lui. Se ripenso alla nostra prima attività a Chicago, a dirla oggi sembra ridicolo. Avevamo fatto costruire un servizio igienico pubblico sulla piazza del municipio. Una toilette. Come prima attività potevamo scegliere qualcosa di un po' più edificante, ma per come sono andate le cose, fu un vero boom. L'associazione dei produttori di birra per poco non ci fece causa. Dicevano che nei loro 6.000 saloon c'erano già le toilette. Poi si unì l'associazione dei commercianti di State Street, tutti a difendere i loro servizi igienici privati. Insomma, se non fosse stato per il sindaco che era dalla nostra parte, Chicago non avrebbe mai avuto la sua prima toilette pubblica. È gratis. Quanto ho viaggiato. Asia, Australia, Sudafrica. Le cose andavano sempre meglio. Ed io sentivo che dovevo essere presente, ora più che mai, ovunque. Fu allora che pensai ad una rivista, un giornale. Lo chiamai Il Rotarian. In quelle pagine avremmo annunciato la nascita dei nuovi club, rinnovato le linee guida dell'organizzazione, che poi erano quelle scritte nello statuto, ovvero sviluppo di rapporti interpersonali accomunati dall'ideale del servire, elevati principi morali, opportunità di servire la società, insomma, le nostre fondamenta. Avremmo pubblicato il nome di tutti i nuovi iscritti, i nostri fondi, le donazioni. Fu un successo. Le migliori penne del giornalismo ci seguirono, fotografi, inserzionisti pubblicitari. In pochi anni la rivista arrivò in 130 paesi e fu tradotta in 20 lingue. La ruota del Rotary ormai girava da sola, su una stessa strada e con lo stesso motto: servire al di sopra di ogni interesse personale. Tutti iniziarono ad unire le loro risorse, le loro competenze, a promuovere iniziative mirate. Finché non arrivò la guerra, la seconda. Molti club dovettero sciogliersi. Ovviamente ci furono molti problemi organizzativi, gli animi erano cambiati. Non riuscivamo più ad incontrarci tutte le settimane. Ma nonostante ciò, anche quella volta la spinta dei più, degli io, più io, più io, più io, ci fece reagire più uniti che mai. Fu allora che nacque il Fondo Rotariano di Soccorso per aiutare le vittime di guerra. Furono gli anni più difficili, sicuramente, ma anche quelli che più di tutti ci fecero sentire la potenza dell'integrazione, la grande forza della cooperazione fra popoli. Quello che la gente vuole è solo qualcuno che le dica che è possibile,
La gente ha bisogno di sapere che le cose sono possibili, non impossibili. Anche se effettivamente, se qualcuno mi avesse detto che un giorno 49 di noi si sarebbero seduti al tavolo delle agenzie delle Nazioni Unite e avrebbero contribuito a scrivere la carta costitutiva dell'ONU, beh, forse persino io in quell'occasione avrei detto è impossibile. E invece, nel 1945, alla conferenza di San Francisco, Rotary e ONU si sedettero uno di fronte all'altro. Per la prima volta nella vita del movimento, le grandi potenze della Terra erano interessate a promuovere la comprensione internazionale. Uscendo dalla guerra, avevano deciso di non puntare il dito l'uno contro l'altro, di non gettare disprezzo su disprezzo. Quel giorno, a quel tavolo, la tolleranza e l'integrazione avevano vinto la guerra. Ora io chiedo questo, che quando io non potrò più essere presente, che voi siate 10, 50, 1000 o 1 milione, io vi chiedo che continuiate ad unirvi, e non per una questione di potere, ma perché insieme si possono fare grandi cose. E se vi dicono che è impossibile, fate come ho fatto io. Alzatevi in piedi e suonate una campana. Con me ha funzionato.